sono questi prodotti che poi hanno generato tra di loro dei legami che poi si traducono anche nello spazio che li accoglie e di cui ho avuto il piacere di disegnare. Ci sono sicuramente due grandi fonti di ispirazione e sono due fonti che apparentemente potrebbero essere contraddittorie tra di loro, cioè la natura con il suo caos e la mente razionale e quindi geometrica matematica. La libreria Pangea, che è una sorta di modulo esagonale, che ha l'idea di rappresentare un cubo in forma planare. Il tavolo rizoma, che ha come riferimento concettuale un pensiero, diciamo, un concetto del filosofo francese Deleuze, che mi portava a considerare la connessione del tutto e quindi a pochi elementi connessi in maniera apparentemente caotica tra di loro a formare un'unicità. Allora, per quanto riguarda invece la collezione Tiffany, quest'anno abbiamo presentato una linea di contenitori che appunto sono delle madie in due versioni tipologiche e una console. L'idea è quella di utilizzare un canone storico mentalmente riconosciuto, facilmente riconoscibile, utilizzando una struttura in legno con una gamba scolpita, quasi anonima, diciamo, ma ecco, la chiave di questa collezione è proprio la caratteristica principale, è quello di utilizzare un rivestimento, nel caso della Tiffany, metalassé con appunto il disegno a rombi, l'imbottitura, quindi vestire qualcosa che è di legno, un mobile antico, diciamo, appartenente a un'altra epoca, vestito con un disegno pop. E questo è il gioco della Tiffany. Da qui abbiamo generato dei contenitori e una linea di sedute, poltrone e divani. E nel caso della testata del letto, abbiamo creato un disegno sempre con questo movimento plissettato, cosa che si ritrova anche nella stessa collezione delle sedie Mivida, che sono state generatrici dell'intera collezione, quindi un motivo, un disegno che quasi viene fuori da un altro mondo, dal mondo del tessuto, del tessile, quindi da una lavorazione artigianale, cosa che negli ultimi anni sempre più il mondo del mobile sta vivendo. C'è una fusione con altri settori, altre idee, altri mondi, e quello che stiamo cercando di fare con Tony in casa è proprio questo. La libreria Castle, l'idea era un po' quello del gioco dei bambini che costruiscono un castello di aria fatto con delle carte da gioco. Nel caso dello stand abbiamo proprio utilizzato questo elemento come elemento di separazione, non utilizzare un elemento, diciamo, già standard di mercato, una parete costruita ad hoc, ma utilizzare sempre un elemento del progetto, della collezione, per alimentare lo spazio e per creare un insieme, diciamo, un elemento filtro che generi dei sottospazi. Nello stand del 2016 con Tonini abbiamo utilizzato proprio l'elemento del prodotto come mattone per creare lo spazio dell'allestimento. Magistretti diceva: il designer è come l'amore, si fa in due, il designer è l'imprenditore. Aveva perfettamente ragione.